Un saluto a tutti cari amici, bentornati per questo nuovo video. Bentornati, vi saluta Vincenzo che ha realizzato questo video, questa video recensione su questa fantastica e-bike. Insomma, come sapete, siamo appassionati di mobilità elettrica e ci limitiamo in questo caso a una video recensione, a una prova, a un test su una bicicletta, su una e-bike messa a disposizione da DIU. Una marca di e-bike che abbiamo già avuto modo di incontrare su questo canale YouTube, su Missing Tech, a cura del nostro RAF. Quindi eventualmente andate a guardarvi quel video e continuate a seguirmi per questa video prova. Tra le alternative dedicate alla mobilità elettrica negli ultimi anni, una parte di grande rilievo l'hanno avuta le e-bike. Ho comprato la mia prima e-bike quasi 10 anni fa e ne faccio ancora uso quando voglio muovermi velocemente in città. Come in tutti i settori, anche quello delle e-bike ha subito importanti evoluzioni e sono nati prodotti di vario genere che cercano di andare incontro alle specifiche esigenze degli utenti. Nell'esempio la DIU A5 che abbiamo avuto la fortuna di provare e testare per diversi giorni. Una delle tipicità di questa e-bike è la possibilità di richiuderla, rendendola così piccola da poter stare comodamente nel bagagliaio di una qualsiasi auto, anche delle più piccole. Se ci pensate bene, questo è un grossissimo vantaggio quando ci si vuole muovere con l'automobile comodamente per tratti lunghi e meno trafficati. E dopo si vogliono percorrere gli ultimi chilometri, magari in zona centrale a traffico limitato, oppure semplicemente in una zona super trafficata o con pochissima o nulla possibilità di parcheggio. Insomma, tutti quei casi tipici delle grandi e affollate aree metropolitane. In questo modo si può lasciare comodamente l'auto un po' fuori mano, tirare fuori la DIU A5 dal bagagliaio e percorrere gli ultimi chilometri comodamente con la pedalata assistita. Altro fattore importante quando immaginiamo di dover riporre e prelevare la bici più volte al giorno dal bagagliaio di un'auto è naturalmente il peso. Bene, la DIU A5 ha un telaio in lega di alluminio che ne conferisce resistenza, rigidezza e leggerezza allo stesso tempo. Pesa circa 23 kg. Questa bicicletta elettrica assiste la pedalata fino a 25 km orari, risultando quindi perfettamente a norma per circolare sulle strade italiane. L'autonomia dichiarata è di circa 40 km, dato che naturalmente va preso con le dovute cautele perché dipende molto dal percorso che affronterete e dal livello di assistenza che chiederete quando la utilizzerete. Le modalità di assistenza sono tre e si possono selezionare direttamente dal display a bordo della bicicletta. Possiamo andare in modalità eco, standard o speed, avendo progressivamente un incremento dell'assistenza alla pedalata. A proposito di pedalata assistita, devo segnalare che la DIU A5 ha, come tutte le bike, il comando di assistenza alla partenza in salita.
È un sistema che aiuta il ciclista azionando il motore elettrico prima che si inizi a pedalare, per agevolare la partenza in salita, appunto. Il comando per azionare questo aiuto è posizionato sulla manopola destra, che è praticamente divisa in due parti e funziona esattamente come l'acceleratore di un ciclomotore. Devo dire che il sistema funziona in qualsiasi condizione e non solo in salita. Questa è una cosa comoda, ma un pochino al limite con i regolamenti che dovrebbero permettere di attivare il motore solamente in caso di pedalata. Altro punto di forza di questa e-bike è sicuramente il sellino. Nella maggior parte delle bici che ho usato in vita mia ho avuto seri problemi di adattamento alla seduta. Sono dovuto ricorrere ad imbottiture aggiuntive, sellini aggiuntivi, coprisellini, cose del genere, o addirittura a sostituire completamente la sella per via della scomodità dell'originale. E a giudicare dalla quantità di soluzioni alternative che si trovano online, il problema probabilmente non è tanto raro, ma abbastanza comune e diffuso. Dunque, finalmente un sellino fatto come si deve, confortevole e comodo, che non ti fa rimpiangere di non aver utilizzato l'auto per spostarti. Come fa ad essere così comodo? Bene, innanzitutto è di dimensioni veramente generose, non è un sellino di quelli sottili, affusolati, eccetera, ma abbastanza largo, il che probabilmente penalizza un pochino la pedalata, ma sicuramente va incontro alla comodità. E poi possiamo notare che subito sotto sono presenti due grosse molle che ammortizzano il sellino stesso e inoltre, e questa è una cosa veramente fantastica, è presente un ammortizzatore integrato nel tubolare del sellino, un vero e proprio ammortizzatore che funge da sospensione quando prendiamo le buche. Quindi sentiremo letteralmente cedere il tubolare, naturalmente non cede, ma c'è una molla, c'è un ammortizzatore, che quindi rende ancora più confortevole l'utilizzo di queste bike. Dotata di sospensione anche la forcella anteriore, un ulteriore fattore di comfort e piacere di guida della bici. Attraverso il display è possibile controllare il chilometraggio totale, il livello della batteria e la velocità della guida in qualsiasi momento. Presente un potente sistema frenante con freno a disco sia posteriore che anteriore. La bicicletta inoltre è dotata anche di fari anteriori e posteriori, posteriore con luce intermittente in caso di frenata, e addirittura dotata di clacson. Gli pneumatici sono da 14 pollici e naturalmente hanno un sistema antiscivolo, il che le rende adatti anche per la guida sotto la pioggia. Nella dotazione della DYU A5 sono presenti due telecomandi che permettono di inserire o disinserire l'allarme e permettono di mettere in funzione la bici stessa. Questi telecomandi funzionano fino a 20 metri di distanza. Che cos'è questo antifurto di cui ho fatto menzione? Sostanzialmente, quando andate a pigiare il pulsante del lucchetto chiuso sul telecomando, la bici entra in modalità antifurto e nel caso venga spostata anche solo di pochi centimetri, inizia a suonare esattamente come l'allarme di una qualsiasi automobile. In ultimo parliamo della batteria, che è un'unità removibile al litio da 48 volt 7,5 A. Dotata di blocco meccanico con chiave per l'estrazione dalla bicicletta, la rimozione dalla bicicletta e la ricarica comoda a casa senza insomma dover collegare caricabatterie nei pressi della bici. Si ricarica in circa 4-6 ore e pesa 2,4 kg. Naturalmente vi lasciamo il link in descrizione per il prodotto che costa su Amazon poco più di 600 euro. E direi insomma che per la completezza della dotazione, delle funzioni e della funzionalità e della praticità di questa e-bike è veramente un prodotto che andiamo a consigliare e a consigliare a chiunque insomma abbia queste esigenze di avere una bici compatta che entra nel bagagliaio di un'auto e che permetta quindi di percorrere gli ultimi chilometri negli spostamenti in maniera agevole e confortevole soprattutto. Ebbene ragazzi, grazie per aver guardato anche questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'abbiate già fatto per essere avvisati quando un nuovo video viene caricato. Lasciate un like e lasciate un commento sul video, condividetelo anche se vi è piaciuto per darci una mano, insomma, ad andare un po' su con le visualizzazioni sul canale. E non mi rimane che darvi appuntamento al prossimo video. Un saluto da Vincenzo, ciao!